Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Oggi vi presento una new entry che entra a far parte del mio parco barbecue. Si tratta del Charbroil Commander. Devo ringraziare i ragazzi di We Barbecue che me l'hanno inviato. Con loro ho iniziato da poco una nuova collaborazione, quindi ne vedremo delle belle. Saranno il nostro nuovo punto di riferimento per tutto quello che concerne, diciamo, il mondo del barbecue. Ancora molte grazie per aver creduto in me e in questo mio progetto di video. Tornando a noi, oggi vi racconto che cos'è il Charbroil Commander e vi racconto come ho cucinato al suo interno una delle più belle e buone bistecche che io abbia mai mangiato. Ecco com'è andata. Il Charbroil Commander è un barbecue molto particolare, quasi unico nel suo genere. Pur essendo costruito in acciaio smaltato come gli altri kettle, l'intercapedine che si crea tra i suoi due strati di acciaio e la sua forma ovale lo rendono molto simile ad un Kamado nelle prestazioni, mantenendo però una leggerezza e una facilità di trasporto invidiabili. Una delle sue particolarità è che la ventola d'ingresso dell'aria non si trova sul fondo del barbecue ma di lato, il che rende ancora più comoda la sua gestione. Al suo interno troviamo una griglia in ghisa smaltata e una seconda griglia rialzata per aumentare l'area di cottura. L'intento della nostra prima prova di oggi è quello di vedere se effettivamente questo barbecue si stabilizzi in modo facile ed efficace come accade al nostro Kamado. Utilizziamo quindi il nostro fidato carbone quebracio blanco e dopo aver lasciato ardere la fiamma qualche minuto poggiamo il deflettore in acciaio e la griglia al loro posto. Sistemiamo una delle sonde del nostro meter block e chiudiamo il coperchio, regolando le ventole nella posizione 1, la minima, che permetterà l'ingresso di pochissima aria. La temperatura a cui aspiriamo è tra gli 80 e i 90 gradi in camera di cottura. Mentre il barbecue va in temperatura, ci occupiamo della carne. Quella che utilizzeremo oggi è una magnifica ribeye di manzo sashi finlandese del peso di circa 850 grammi. È davvero magnifica, ha una marezzatura pazzesca che in alcune zone è paragonabile quasi a quella di un wagyu giapponese. E il suo spessore elevato la rende davvero perfetta per un esperimento di cottura indiretta a basse temperature. La fase di condimento è davvero molto semplice. Dopo aver oliato leggermente tutti i lati della bistecca, li cospargiamo con uno strato omogeneo del nostro rub per bistecche preferito, quello di Jack Daniel's, non dimenticandoci anche i lati più piccoli. E successivamente inseriamo una sonda del nostro meter per monitorare l'andamento della cottura. A questo punto siamo pronti per cuocere. Il barbecue è effettivamente inchiodato a 90 gradi in camera di cottura. Posizioniamo la bistecca al centro e chiudiamo il coperchio lasciando che il calore faccia il suo dovere. La temperatura target interna è di 55 gradi prima del searing finale. Passata quasi un'ora e mezza abbiamo raggiunto la nostra temperatura target. Spostiamo quindi la bistecca fuori dal barbecue e la teniamo da parte all'interno di una isobox perché non scenda troppo di temperatura. Eliminiamo il deflettore dal barbecue ed apriamo del tutto le ventole in modo che il carbone torni ad ardere vigorosamente nel giro di circa 15 minuti. A questo punto procediamo con il searing finale. Questo avverrà ovviamente a calore diretto, poggiandoci sopra le brace ardenti, indicativamente per un minuto per ogni lato, oltre che per altri 30-40 secondi sui lati più piccoli. Cercheremo di creare una crosticina aromatica, ma sempre stando attenti ad evitare le fiammate dirette, per non carbonizzare la superficie. Dopo circa una decina di minuti di riposo, siamo pronti a tagliare a fette la nostra ribeye. Possiamo notare che l'interno ha un bel colore rosa omogeneo da lato a lato. Il grasso intramuscolare ha avuto modo di sciogliersi per bene e ha reso morbidissima la carne.
abbiamo deciso di accompagnarla con una coleslaw per bilanciare con un po' di acidità la grassezza naturale di questa carne. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, il Commander funziona veramente veramente benissimo. Io è la prima volta che lo accendevo, questa volta oggi con voi, e sono riuscito a stabilizzarlo veramente in maniera eccezionale e veramente facilissimo. È stato veramente facilissimo. L'ho portato a 90 gradi come volevo io, è rimasto inchiodato a 90 gradi, veramente veramente molto molto ben funzionante, sono molto contento. Per quel che riguarda la bistecca, come vi avevo detto all'inizio del video, vi posso assicurare ragazzi che questa è una delle bistecche più buone e morbide che io abbia mai mangiato, veramente veramente mega consigliata. Era morbidissima, il sapore del rub solito che utilizzo io di Jack Daniel's ormai secondo me è veramente il migliore, come dicevo anche durante il video, per questo tipo di preparazioni, quindi anche questo molto consigliato. Che dire ragazzi, un risultato veramente veramente eccezionale, dovete provarci. Come sempre vi lascio il link nella descrizione di questo video per arrivare a poter prendere, insomma, e provare tutto quello che ho utilizzato qui nel video, quindi fatemi sapere cosa ne pensate se ci provate. Come sempre ragazzi, se non fate ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale e alle pagine Instagram e Facebook per le anticipazioni sui prossimi video, e se vi è piaciuto questo mettete mi piace, mi raccomando. Ci vediamo presto!